Buongiorno, buon giovedì. Ciao Mario. Ciao Michele. Di nuovo con Mario Seminerio, in arte fastidio. Oggi ci siamo sentiti un attimo, poi ho detto no, non parliamone, perché se no togliamo la spontaneità, il tema però è obbligatorio. È il signor professor, per il momento ministro, Giovanni Tria, che sembra dirne di cotte di crude. Io ho provato a dirla mia ieri, cercando di riscrivere in maniera veritiera la sua lettera al commissario Moscovici e alla commissione, ma Mario aveva cominciato a aggiornarmi, io sono fuori un po' dalla rete in questi giorni, su ulteriori fantastiche notizie. Vai! No, insomma, oggi sui giornali si legge che ci sarebbe queste misure di contenimento del deficit sul piano operativo, visto che quello che preoccupa di più è la spesa pensionistica, e visto che quota 100 andrebbe a devastare il debito italiano e soprattutto il profilo temporale del debito italiano in misura Certo. assolutamente letale. E quindi oggi si legge sui giornali che si potrebbe ipotizzare nel 2019 quattro finestre di uscita pensionistica anziché due, come se questa fosse la soluzione, no? Come se questo Cioè, fosse. quattro finestre di uscita pensionistica anziché due, tradotto In realtà nell'italiano. ho detto l'opposto, Ah, scusami, due due finestre finestre anziché anziché quattro. quattro, che vuol dire essenzialmente. Ridurre le possibilità di Sì, uscita. ma vuol dire frenare il tiraggio di cassa, quando in realtà la legge di bilancio è scritta per competenza, cioè è la prima volta che io ricordi che un governo si azzuffa con la Commissione europea facendo confusione tra il profilo di cassa, che va a impattare sul profilo temporale del debito PIL, che è un profilo di cassa, e il profilo di competenza, dicendo che 2,4 non si tocca. È un dramma umano quello che stiamo vivendo, ma soprattutto, visto il ministro Tria ieri ha dichiarato tra Porta a Porta e la fondamentale intervista a Famiglia Cristiana che in questo momento con lo spread a 320 non Su questo l'ho reggiamo. visto anch'io, non No, reggiamo, ha ma detto. È già lì. la frase semanticamente che mi manda ai matti è: non è la febbre a 40, ma non è neppure 37. Cioè, qual è il senso logico, prima che clinico, di un concetto del genere? 38 e 4. Ho capito, sì, 39 e 2. no, ma poi si è aggiunto alla sfilata dei poliziotti buoni, che come sai annovera Tria e Giorgetti della Lega, pare che si sia aggiunto anche il Premier Conte, che ha detto che effettivamente 3,20 di spread è molto pesante e facciamo un'enorme fatica e che dovete tutti Pensa un po' aiutare. se ne sono accorti. No, ma ha detto alla stampa che dovete aiutarli, perché tu devi sapere che nei giorni scorsi girava questo convincimento, credo espresso da Di Maio apertis verbis, che 100 punti base di spread sono riconducibili al timore dei mercati che l'Italia voglia uscire dall'euro e che quindi, se lor signori vanno davanti alle telecamere o fanno scrivere 8 volte al giorno che l'Italia non ha alcuna intenzione di uscire Scusa, dall'euro, non lo fanno già. No, non lo fanno già. Allora, scusami, già abbiamo il loro. era ironico, cioè già lo stanno No. ripetendo tutti i giorni facendo l'opposto. Ma loro non hanno capito esattamente come funziona la costruzione della moneta unica. Cioè, non basta presentarsi e dire non abbiamo alcuna intenzione di uscire, adesso ci crolla lo spread di 100 punti base, va in area 240, che è quella usata da Tria per costruire tutto il suo castello di carte della nota di aggiornamento al DEF, e vissero tutti felici e contenti. Siamo veramente in una condizione drammatica. Poi gira voce sulla stampa che Tria avesse nuovamente minacciato le dimissioni quando ha tentato giorni addietro di riportare sotto il 2,4% il deficit PIL del 2019 ed è stato rimbalzato, e pare che il Quirinale si sia opposto. Ora, a questo punto, visto che io, a differenza tua, sono stato da subito la persona che considerava Tria l'adulto nella stanza, e purtroppo ora dobbiamo capire se lui è semplicemente l'ostaggio del Quirinale, a questo punto, parlando col massimo rispetto istituzionale, se è ostaggio di se stesso,
o che cosa diavolo sta succedendo, perché non solo le sue parole sono politicamente irrilevanti e non sono più un market mover, ma lui sta mettendo a rischio una storia accademica che non è di secondo piano, perché quando uno si presenta, tu questo dici tu con la tua mimica, io non sono un accademico, però credo che quando uno arriva a 70 anni e fa l'ordinario, anche in questo paese comunque qualcosa ha costruito, però tu mi dirai che io non ho capito un cazzo di come funziona l'accademia. No, non ti dirò questa cosa, però adesso tra un attimo ti dico, perché io fin dall'inizio ho detto il contabile della banda. Comunque, a parte ciò, quando lui si presenta e reitera disperatamente, come ha fatto negli ultimi giorni e ieri nelle interviste, ha detto: se la situazione dovesse peggiorare, noi siamo pronti ad intervenire sul budget. Scusate, ma la cosa drammatica che ha detto è: se la situazione dovesse tornare a livello del 2008, non del 2011, hai capito? 2008, un global meltdown, lui che cosa pensa di fare? Intervenire e fare lo 0,6% fiscale prociclica? Di andare in autostrada contro me? No. Luca, allora l'ho letta anche quella e l'ho commentata. Quella mi è sembrata una perla della serie. Mi contraddico? Ebbene sì, mi contraddico. Io non so questa gente se hanno qualcuno che gli controlla o se ragionano. Perché lui, secondo me, lì ha detto: guardate, noi abbiamo fatto sta roba del deficit perché deve crescere. Se per caso, pensava credo di rassicurare così la commissione, pensando che tutti siano gonzi, se per caso il rapporto debito-PIL cresce più di quello che noi qui affermiamo dovrebbe crescere, il che vuol dire fondamentalmente il PIL non cresce come noi affermiamo dovrebbe crescere, allora faremo le misure di intervento, che implica due cose, la contraddizione, allora taglieremo il deficit, che a loro avviso è la cosa che fa crescere il PIL. Allora il PIL già non cresce, allora tagli i deficit, che secondo te è quello che fa crescere il PIL, quindi cresce ancora meno, che cavolo stai dicendo? Sì. Dall'altro poi non si rende conto che ovviamente è per competenza, poi dipende come andrà la cassa, che so, però te ne rendi conto, benché vada tra giugno e settembre dell'anno prossimo, a quel punto tu puoi chiudere tutte le stalle che vuoi, i buoi non solo sono scappati, sono già finiti giù dal burrone, quindi stai dicendo sono già finiti bistecche i buoi, esatto, sono già bistecca pronta per essere servita. Siamo un po' alla cosa, onestamente, su Tria, senza dare giudizi personali, troppo personali, ma osservando i fatti e la conoscenza. Tria è la classica persona, accademico romano, e l'essere romano in un certo mondo, Tor Vergata, eccetera, eccetera, non è indifferente a tutto questo, legato da molto tempo a Savona. Senza, come si dice in Italia, non senza arte né parte, senza particolare fama né particolar l'opposto di fama, francamente non ha alle spalle la storia di ricerca, ma non importa, è stato messo lì su richiesta di Savona, il compromesso. A mio avviso Mattarella fece un errore a bloccare Savona, sai perché? Perché avrebbe, Savona era... Da subito. Esatto, era la dichiarazione, no? Perché una delle operazioni di cui sembra che la popolazione italiana non si sia resa conto, la popolazione capisco, ma neanche le classi dirigenti, è che questo governo di incapaci e di avventurieri per la parte politica ha dovuto trovare nell'ambiente romano classico, che poi è un nome che si chiama Paganetto, che infatti non a caso che è il capo storico di Tor Vergata, l'uomo che costruendo Tor Vergata, anche con grandi capacità manageriali, però manageriali di un certo tipo, ho costruito un dipartimento dove c'erano anche delle persone molto brave, cioè, non voglio fare i nomi perché non voglio tirarli in mezzo, ma amici, persone scientificamente molto brave che hanno fatto grande ricerca, e però c'era tutto l'arco parlamentare, da Brunetta a Savona, da Tria a Rossi, eccetera, eccetera. C'era l'intero arco parlamentare. Il Pagamento era finito, guarda caso, il Pagamento è già il vicepresidente di Cassa Depositi e Prestiti, non per caso. Certo. Allora, questa banda di avventurieri, da Salvini a Bagnai a compagnia, avendo bisogno di presentare una faccia istituzionale che conoscesse il mondo di via 20 Settembre, appunto di Cassa, cioè il mondo romano del potere burocratico che tu conosci benissimo esistere, hanno puntato su questo gruppo. Perché? Perché Savona, attraverso scenari economici, nella sua senescenza e completa irresponsabilità, Savona sì è un caso più divertente da analizzare, è più tragico, attraverso scenari economici, questi personaggi alla Rinaldi, si era costruito una nomea in questo gruppo di 100 follie, e con l'arrivo di Savona è arrivato dentro il gruppo. Saltato Savona, ha messo Tria, però Tria è una persona
io credo di, ovviamente di zero potere politico, che è lì appunto a fare, a mio avviso, il contabile, e che a sto punto è un po' un vaso di coccio che però non vuol mollare, perché ovviamente fare il ministro del tesoro per uno che ha fatto tutta la vita l'accademico così di mezzo livello è la grande occasione. Questa a mio avviso è l'analisi e devono rendersi conto che ovviamente questo qua ogni tanto avendo presente cos'è un bilancio cerca di dire delle cose sensate, ma il vero problema è se davvero sei l'argine, togliti di mezzo, perché non c'è nessun argine. Questa è la mia lettura. Sì, comunque è una vicenda triste umanamente, oltre che per i rischi che corre il paese. Quindi a questo punto, al di là delle interpretazioni, la situazione è sconcertante ogni giorno che passa. È chiaro che non si può andare a scrivere a Bruxelles una replica dove si confonde la cassa con la competenza. Cioè, questo è veramente una follia. Lascia che ti chieda, ma a questo punto mi interessa un po' il paese. La cosa mi sembra appunto completamente folle. I rischi sui tassi ci sono e continuano ad andare su. Vedo il Financial Times che da sempre lavora perché ci sia crisi all'interno dell'area euro, continua a pubblicare allarmi, eccetera, eccetera. Questi effettivamente non danno nessuna sicurezza, né sembrano nemmeno capire quello che succede. Si inventano, mandano in televisione gente a dire cose strane, noi abbiamo il modello diverso, abbiamo calcolato l'output gap diverso, va bene, non entriamoci. E quello però era un vecchio tema anche di Padoan, quello della discrepanza nel modello dell'output gap per poter avere più deficit. Hanno Sì, ripreso un certo. tema che è Hanno abbastanza riproposto consolidato nelle lamentele questa italiane. cretinata, siccome noi siamo sempre in crisi, dobbiamo sempre fare deficit che non si capisce, perché dobbiamo fare, siamo sempre in crisi anche quando siamo cresciuti. Ma volevo capire, a tuo avviso, resistono? L'altra volta io concordavo con te, hai detto vabbè, questo è tutto elettorale perché si tratta di comprare voti per le europee. A tuo avviso c'è spazio per una perlomeno resistenza del sistema fino allora o vedremo crack prima? Crack veri? Io guarda, aspetterei la pubblicazione degli stress test bancari tra una settimana, la settimana prossima, dove si vedrà, è vero che probabilmente nascono già vecchi, nascono Sono già vecchi calibrati. perché su ipotesi, sì, però ci sono realtà bancarie che hanno in piedi già un programma di conservazione del capitale per il quale devono emettere almeno dei bond subordinati e quindi questo potrebbe rivelarsi assolutamente proibitivo. E non è un caso che lo stesso Giorgetti parli di un'esigenza di controllare cosa sta succedendo nel mondo bancario. Poi però il concetto di intervenire non mi è chiaro, perché noi nel frattempo in questo paese abbiamo un mainstream giornalistico che riesce praticamente tutte le sere, quando compare in video, tra le altre cose, a dire, beh, sì, è problematico, è preoccupante, ma non è ancora grave. E siamo a 3,20. Siccome il trend è molto visibile, perché è inerziale, quando arriveremo a 3,50 cosa faremo? Cioè, quando arriveremo a 3,80 cosa faremo? O questi scappano di notte e si va all'esercizio provvisorio, ci sarà la Caporetto, ma con un esercizio provvisorio lo spread scenderebbe di 200 punti base, secondo me, perché sarebbe modellato sui Certo, dati sul balzo inerziali dell'anno di aumento scorso. dell'IVA, no? Per cui alla fine Sì, sarebbe c'è comunque la una botta dell'IVA. Sarebbe devastazione. Però io una sinceramente, devastazione perché la botta dell'IVA in un paese che non se l'aspetta assomiglierebbe al più grave errore montiano, cioè alla. Sarebbe una devastazione delle aspettative, oltre che della realtà. Però a questo punto, visto che loro non intendono riscrivere i saldi, perché è l'unica cosa che viene a loro richiesta, non so neanche come finisce. Non so neanche come finisce da qui a 2 settimane, perché il mercato sta lentamente, c'è questa drift del mercato sull'allargamento dello spread, ma è come se ci fosse in background l'idea, sì, però alla fine intervengono. E io questo Sì, lo temo so, questa è stata possesso. una visione di molti sempre, devo dire che in parte anche la mia. Che intervengono? Tu pensi che loro. Allora, il problema è che non so come intervengono, quindi guarda, mi riservo perché in parte è la mia, nel senso, infatti, ma un po' sorpreso, ma poi mi sono reso conto che non avevo un'alternativa, che la Commissione abbia rigettato, perché credo siano consapevoli che questo alimenta la tensione. D'altra parte, quello che hanno ricevuto è così fuori dalle regole, così folle, così assurdo, così preso in giro, sia chiaro, pieno di menzogne, proprio
cioè, sono sicuro che i tecnici del tesoro, molti dei quali sono delle ottime persone, nel veder scrivere quelle cose, nel doverle scrivere loro stessi, devono aver avuto il voltastomaco. Quindi credo che la Commissione avesse le spalle al muro, cioè se passiamo questa all'Italia, alla fine l'intera cosa diventa una comica. Però io speravo facessero finta di niente, dicendo vabbè, è pessimo, però non ve la rimandiamo indietro, volete davvero fare sta follia? Vabbè, cercheremo di isolare. A sto punto non lo so, perché sì, io pensavo che surrettiziamente gli altri paesi dicessero dissanguiamoci un po' noi, lasciamo che BCE faccia cose del tutto irregolari, che un po' pericolose, teniamoli in piedi da dietro, perché non è il caso di dover affrontare una crisi italiana. No, invece i fatti mi stanno per il momento contraddicendo, mi stanno dando torto. Cioè, il punto è che quando io sento, ad esempio, Savona dire quando lo spread è a 300 resta a 300, ho la sensazione che Mario Draghi stia intervenendo, io non so se ridere o piangere, perché qualcuno avrà informato Savona che il Governing Council della BCE non è un organo monocratico? Qualcuno avrà informato Savona... Ma lui si immagina che sia la Banca d'Italia negli anni 60 in cui ha studiato. Sì, esattamente. Lui chiama il telefono, il governatore chiama la banca controllata dallo Stato e gli dice, esatto. Ascolta Giuseppe, fa sta roba qua, perché sennò... Esatto. Io ho avuto la stessa sensazione, ma soprattutto... La Roma degli anni 60 e 70. Sì, ma c'è gente che è rimasta incastonata nell'Ambra degli anni 60 e 70. Sono tutti questi. E poi c'è l'altro gruppo, come dire, quelli che io chiamo non del piano B, ma del piano C, C come contagio, no, non come l'altra cosa che pensi tu. Che sperano tu, che ci sia il contagio. Che sperano disperatamente che almeno i peripheral, tipo Spagna e Portogallo, abbiano un allargamento. Questo si è verificato in misura del tutto trascurabile, ma soprattutto questi paesi restano committed alla disciplina di bilancio e quindi worst case sarebbero comunque supportati dalle OMT, se mai dovesse esserci un eventuale rischio di ridenominazione, che per loro non c'è. Qui da noi i nostri, guidati da non si sa bene quale psicopatologia, sono convinti che minacciare il ridenomination risk pieghi le braccia della BCE dietro la schiena e la porti a intervenire fuori dalla cornice del QE, il che è un dramma di follia pensare anche solo ad un'ipotesi del genere. Poi mi sento dire, sì, ma le banche tedesche e francesi hanno alcune centinaia di miliardi di BTP in pancia, ma prima che questi BTP si pongano realmente a rischio, questo paese, l'Italia, esce devastato. Perché prima che le banche francesi... È molto peggio di Moia Sansone con tutti i figli stei. Molto peggio. Intanto mi castro, poi vediamo se riesco a farle dispetto. Esatto, per cui io non riesco a capire come base strategica che cosa guidi il pensiero di queste persone. Guarda, adesso abbiamo raggiunto i 20 minuti, siccome ci eravamo proposti stare a 15. Sì, stiamo a visto la settimana prossima ci torniamo. Io purtroppo, e la butto lì, vedremo, sono convinto che sia un misto di totale avventuristica incompetenza per molti, specialmente 5 Stelle, che si affidano a delle cose tremende, e cinico calcolo, molti diranno Boldini è scemo, pensa ai complotti putiniani, no, non è un complotto, però un cinico calcolo eversivo da parte di una fetta sostanziale della Lega, che ha trovato in questo personaggio patologico chiamato Alberto Bagnai e nel suo buffoncello, rigoletto televisivo Borghi, il punto di riferimento. Forse per mancanza di un altro piano, c'era un desiderio, cioè io credo che esista nella Lega, che ne Salvini ne sia il punto di riferimento, una componente avversiva. Letteralmente, non sto più scherzando. Guarda, io resto invece dell'idea che sia... In alcuni casi sicuramente una enorme e patologica ambizione politica e demiurgica, non vedo il disegno così nitidamente eversivo, sono d'accordo che il personale politico dei 5 Stelle è estremamente naif e non ha gli strumenti culturali per capire che cosa sta accadendo, e però questa miscela di ambizione politica che distorce la realtà
e di sprovvedutezza e impreparazione è veramente un cocktail devastante per il paese, perché io mi immagino le circostanze delle assise, delle situazioni in cui il personale politico, diplomatico e tecnocratico europeo interagisce con i nostri politici di maggioranza, io vorrei essere presente ed assistere agli scambi, perché deve essere qualcosa che non di surreale, di più. Quindi io non vedo complotti, eccetera, vedo però una situazione potenzialmente di gravissimo pericolo per il paese. Sì, adesso non è un complotto, proprio secondo me c'è delle persone, ma ne parliamo, ti lascio l'ultima parola, mi sembra ottimo, comunque parliamone a mano che si sviluppa. D'accordo. Grazie Mario. A te. Grazie, ciao. Ciao.